Durante l'epoca medievale, tra il 476 e il 1492, e quella rinascimentale, tra il 1492 e il 1600, sono due gli ambienti principali in cui la musica si diffonde e si specializza. Le chiese e i monasteri, dove nasce la musica sacra che accompagna le celebrazioni religiose, e le corti dei più grandi nobili e principi europei, dove la musica, cosiddetta cortese, serve ad allietare le giornate di dame e cavalieri. Il primo grande riformatore della musica sacra è Papa Gregorio Magno, che sul finire del VI secolo seleziona e raccoglie in un antifonario tutti i canti della tradizione cristiana fino ad allora utilizzati e che si diffonde poi in tutta Europa con il nome di canto gregoriano. Questo genere si caratterizza per l'assenza di musica strumentale. Tutti i canti sono infatti eseguiti con la sola voce umana. L'accompagnamento strumentale caratterizza invece tutte le canzoni che vengono composte e cantate dai trovatori di corte, veri musicisti di professione, che si spostano di luogo in luogo proponendo la propria poesia arrangiata con liuti e flauti. Al Medioevo risalgono infine alcune grandi innovazioni, di cui è debitrice anche la musica moderna. Attorno all'anno 1000, Guido d'Arezzo, monaco dell'abbazia di Pomposa, elabora un sistema di notazione scritta su tetragramma, che altro non è se non l'antenato del moderno pentagramma. E individua per la prima volta i sei suoni principali, ossia le note, da cui è formata la musica. Sempre attorno al 1000 compare la musica polifonica, quella cioè in cui si utilizzano diverse melodie sovrapposte per costruire un unico brano, e l'organo inizia ad essere utilizzato all'interno della musica sacra.